Buonasera a tutti e a tutti, scusate la voce improponibile. Siamo arrivati al penultimo dei nostri incontri. È un grande piacere per me avere presentare un'amica che ha fatto degli studi di altissimo livello su uno degli autori della letteratura, della storia letteraria italiana, più strettamente legati al problema scientifico, quindi i vari focus che abbiamo toccato nei nostri vari incontri si illuminano via via reciprocamente. Martina Mengoni si è laureata in filosofia all'Università di Pisa e alla Fondazione San Carlo di Modena. Si è poi perfezionata qui alla scuola con un progetto di ricerca, con una tesi sui sommersi e salvati di Primo Levi. Attualmente insegna al liceo artistico Russoli e continua a collaborare all'Università di Pisa al corso di letteratura italiana e all'International Program in Humanities. Da anni, appunto, collabora anche con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi. Segnalo una sua importantissima pubblicazione per Einaudi del 2017, Primo Levi e i tedeschi, le variazioni Rumkowski recentemente ristampate. Ha pubblicato la corrispondenza tra Primo Levi e Claude Lévi-Strauss e attualmente, mi diceva, lavora sui carteggi tedeschi e sulle radici conradiane in Levi e sulla ricezione dei classici nei gruppi intellettuali antifascisti e nelle case editrici di impronta antifascista. Le lascio immediatamente la parola, la ringrazio ancora, vi porgo i saluti da parte della professoressa Bolzoni impegnata fuori sede e niente, buon lavoro a tutti e grazie ancora a Martina. Grazie. Buonasera a tutti. Oddio. Buonasera a tutti e a tutte. Sono molto contenta di essere qui stasera e ringrazio Alessandro, la professoressa Bolzoni per avermi invitato qui stasera a parlare con voi del sistema periodico e di Primo Levi. E inizierei subito dicendovi che stasera vi proporrò una lettura del sistema periodico che si basa su una considerazione principale e su una domanda. La considerazione principale è il fatto che il sistema periodico è nello stesso tempo un libro che Primo Levi costruì fortissimamente, una raccolta di racconti a matrice chimica in cui ciascun racconto rappresenta un elemento chimico, ma è anche un libro che Levi scrisse nel tempo, un libro stratificato, un libro a cui Levi arriva nell'arco di più di un decennio e quindi cercheremo di capire come questo libro è nato tenendo insieme questi due elementi, un libro combinato, fortemente strutturato, attraversato da una profonda ars combinatoria e nello stesso tempo un libro storicamente stratificato. Nel compiere questo itinerario cercheremo di capire anche che cos'è la scienza, che cosa rappresenta la scienza come vettore narrativo all'interno di questo libro. Per farvi capire un po', diciamo, la matrice concettuale di questo intervento, vi propongo un video simpatico che forse molti di voi avranno già visto circolare online, cioè che la stessa tavola periodica degli elementi è un oggetto combinato secondo una logica precisa, ma un oggetto storico. In questo video si vede come nel corso degli anni alla tavola periodica man mano si aggiungono gli elementi, fino, se noi lo scorriamo, vediamo che sempre di più man mano che gli anni passano nella tavola periodica si scoprono nuovi elementi, si aggiungono secondo una struttura precisa. Ecco, ovviamente diciamo siamo nell'ambito della metafora, ma mi sembrava un modo utile per porre la domanda iniziale: come stanno insieme questi due elementi nel libro di Primo Levi, nel sistema periodico? Il suo costruire un libro basato sugli elementi chimici, ma anche il mettere insieme racconti molto diversi tra loro che sono stati scritti nel tempo. Allora, torniamo alla nostra presentazione.
se noi guardiamo l'indice, prima di tutto, di questo libro che esce nel 1975 da Einaudi, vediamo che questo libro appunto è composto da 21 racconti, che ciascuno dei quali è rappresentato da un elemento chimico, ha il titolo di un elemento chimico, e l'elemento chimico, tranne che in un caso, è sempre un protagonista del racconto. Solo in Argon è un elemento metaforico, ma negli altri casi è un vero e proprio protagonista del racconto. Allora, se voi vedete innanzitutto da questo indice, un primo dato è questo, che diciamo diversi di questi racconti sono stati pensati o scritti già contemporaneamente a Se questo uomo, che viene scritto tra la fine del 45 e il 47 e pubblicato per la prima volta nel 47. Questo già è un primo elemento, cioè se vedete l'idea di carbonio, non solo Levi lo dice a più riprese, ma anche altre persone che lui ha conosciuto in Lager, tra cui il piccolo Jean Samuel, raccontano che Levi aveva e parlava a tutti e aveva insistentemente questa idea già in Lager di scrivere un romanzo sull'atomo di carbonio. Poi da un'intervista pubblicata non tantissimo tempo fa che Levi degli anni 70, Levi dice che addirittura la prima stesura di Argon è del 46, quindi proprio durante il periodo in cui Levi scriveva il sistema periodico. Invece Zolfo e Titanio sono stati pubblicati rispettivamente nel 50 e 48 su rivista e poi sono stati reinseriti in sistema periodico con un titolo afferente all'elemento chimico, ma il racconto era sostanzialmente lo stesso rispetto a quello che era stato pubblicato in rivista. Zolfo si intitolava Turno di notte, Titanio Maria e il cerchio. Una data che non ho messo e che è cruciale, non l'ho messa perché la vedremo diffusamente, è il 1961, quando Levi pubblica su Il Mondo un racconto di montagna che si intitola La carne dell'orso e che sarà una prima stesura, che Levi poi modificherà radicalmente, di Ferro. Quindi, prima cosa, noi ci approcciamo a un libro che leggiamo come un insieme di racconti fortemente costruito sul modello della tavola periodica, però dobbiamo innanzitutto sapere che questi racconti hanno periodizzazioni diverse. Secondo elemento, non solo il sistema periodico è un libro stratificato, ma è anche un libro eterogeneo, perché non ci sono soltanto racconti di autobiografia chimica. Spesso il sistema periodico viene definito come un libro di autobiografia chimica, ma in realtà dentro ci sono racconti fantastici come Cromo e Mercurio, racconti di Lager o di quasi Lager, racconti in cui Levi non è protagonista e addirittura infine, come ultimo racconto, la storia di un atomo di carbonio, del minimo organico, di una sorta di vettore puntiforme d'avventura. Allora, noi ci dobbiamo domandare cos'è che tiene insieme questo libro? Perché quando noi leggiamo questo libro abbiamo l'impressione che sia un libro comunque unitario, attraversato comunque da una spinta unitaria? E per risponderci a questa domanda dobbiamo un po' andare a scavare nella storia genetica di questo libro, come è nato all'interno della biografia di Levi e anche all'interno delle esperienze contemporanee di scrittura che lui faceva, perché un dato costante della biografia intellettuale di Levi è che lavorava contemporaneamente a molti testi diversi, profondamente diversi tra loro, non soltanto negli anni 40, quando scriveva i primi racconti, in cui stava scrivendo il sistema, Se questo uomo, stava scrivendo poesie, stava scrivendo i primi racconti fantastici e stava scrivendo anche questo tipo di racconti, ma anche durante gli anni 60. Questa scrivania di Levi, squadernata su tantissime produzioni molto eterogenee, è una costante in tutta la vita dello scrittore. E quindi a maggior ragione nell'indagare questo libro far interagire questi testi è molto importante, direi quasi fondamentale. Allora, ho intitolato il primo punto tentativi perché, ripercorrendo alcune interviste degli anni 60,
non si capisce bene, diciamo, ecco, ripercorrendo sia alcuni testi che alcune interviste degli anni 60, bisogna cercare di collocare la genesi di questo libro, ma non è molto facile. Allora, questa è una recensione, è uno stralcio di una recensione che Levi fece nel 61 a un libro, a un piccolo libro che si intitolava Il Chimico, era una collana di Vallecchi dedicata alle professioni, una sorta di indagini sociologiche di costume sulle singole professioni. Questa era l'uscita numero 2, Il Chimico, e Levi, nel recensirla sulla rivista Il Ponte, scrive: ci sarebbe piaciuto leggere, ma solo un chimico avrebbe potuto scriverne, delle esperienze fondamentali del ricercatore, il successo e l'insuccesso, dello stato d'animo esaltante, ilare, del chimico che segue una pista, della sua lotta quotidiana contro la materia inanimata, che egli percepisce come malvagia, chiusa, nemica, fino a che non abbia l'avventura di trovare lo spiraglio in cui far leva, ed allora al buio segue la luce, al caos l'ordine. Siamo nel 61, il sistema periodico esce nel 75, ma questo è già un programma di scrittura, cioè qui c'è proprio già il cuore di questo libro. Chi l'ha letto sa che c'è la lotta contro la materia e, diciamo, e lo spiraglio su cui far leva, Levi poi lo chiamerà il grimaldello, è proprio uno dei temi cardine del libro. Quindi diciamo, beh, forse nel 61 aveva già in mente di scrivere, aveva già in mente il libro, però poi andiamo nel 66 e dice Levi a un'intervista a Edoardo Fadini, dice: ho tentato di fare dei racconti sulla mia vita di fabbrica, sono i peggiori, no, non ci riuscirò mai, ne sono sicuro, è l'altro mio mondo che si realizza nei miei libri, quello che comprende le mie esperienze giovanili, la discriminazione razziale, i miei tentativi di non differenziarmi dai miei compagni di scuola, poi il mio recupero della tradizione ebraica, ebraismo opposto al fascismo come libertà a terrore, perché scoprii anche che molti principi di libertà sono ben dentro la sostanza della tradizione ebraica più pura, e la guerra partigiana, infine il lager, l'aveva scritto di questa mostruosa distorsione dell'umano. Qui veramente invece ci sembra che Levi della sua vita di fabbrica, della sua vita chimica, proprio non sia per niente soddisfatto della trasfigurazione letteraria della sua vita di fabbrica. Probabilmente i racconti a cui si riferisce sono ora in parte Maria del Cerchio, ma soprattutto Turno di notte, ok? Qui sembra veramente che non ci sia un'idea di quel tipo di libro, perché quel tipo di libro è fortemente immerso anche nella vita di fabbrica. Due anni dopo, nel 68, in un'altra intervista, Levi scrive: l'ho iniziato, sarà un libro sulla mia esperienza di chimico, all'infuori di questa non ho più molto da dire. Il primo racconto descrive il mio amore giovanile per la chimica, anzi per l'alchimia. La chimica mi pare una cosa troppo evidente, priva di velo, di mistero. Ho scritto un altro racconto su un atomo. Allora, vedete che due anni dopo l'ho iniziato, cioè non dice ho scritto due racconti, dice ho iniziato il libro. Quindi due anni dopo un'idea di libro c'è, e nel raccontare che un'idea di libro c'è, i due racconti fondamentali che lui cita sono senza dubbio Idrogeno, cioè il mio amore giovanile per la chimica e l'alchimia, e poi Carbonio. Allora, noi quindi da questi minimi dati biografici cosa ricaviamo? Ricaviamo che Levi nei primi anni 60 ha una vaga idea, che approfondiremo meglio poi, di quella che, anticipando un po', vi definisco un'epica della chimica, che però a un certo punto nel 66 si trova in un punto di stallo, che il libro decolla allorché Levi scrive Idrogeno e Carbonio. Quindi è probabilmente in quei racconti che dobbiamo trovare un elemento unificatore del libro, in grado di tenere insieme l'eterogeneità e la stratificazione del libro. E insieme dobbiamo anche dire che però dobbiamo indagare un po' meglio cos'era, perché già nel 61 Levi dice mi piacerebbe leggere questo libro, e di fatto descrive il sistema periodico, ok? Quindi quello che io, il piccolo percorso che vi vorrei proporre è un percorso in tre tappe. Cioè, secondo me, Levi, per scrivere questo libro, aveva bisogno di tre cose. Aveva bisogno di una voce narrativa che tenesse insieme un libro che, come dire, raccoglieva poi elementi molto diversi tra di loro, e quindi un autoposizionamento come narratore aggiungo autobiografico,
Ok? Quindi modulare la differenziazione tra l'io narrante e l'io personaggio. Quindi una voce, si è detto, uno. Due, un'epica. Di che cosa ci sta? Cos'è questa storia dell'uomo che combatte contro la materia inanimata inerme? Da dove la prende Levi? Come nasce in lui quest'idea che l'esperienza chimica ha questo vettore epico avventuroso? Da dove la prende? Quindi secondo elemento, epica. Terzo elemento, combinazione di voce ed epica. Ok? Quindi ora io brevemente cercherò di delineare questi tre punti. Ovviamente poi li toccherò tutti e tre, non mi soffermerò su tutti gli elementi e magari poi in sede di discussione, se volete, torniamo su alcune parti. Allora, primo punto, io vi ho detto voce, qui ho messo anche autoritratti perché si sta parlando proprio di un io autobiografico, ma Levi non è mica la prima volta ovviamente che deve modulare la propria voce su un io autobiografico nel sistema periodico. Il primo esperimento più importante è stato Se questo uomo. Allora bisogna capire come ha fatto lui, come ha funzionato in Se questo uomo questa modulazione vocale, ok? Io qui vi propongo i due inizi di Se questo uomo. Voi sapete che Se questo uomo è stato pubblicato una prima volta nel 1947 da un editore torinese molto prestigioso, però tutto sommato a diffusione locale. Ha avuto un buon successo di critica, ma non è stato molto diffuso. Poi nel 1958 Einaudi l'ha ripubblicato e il libro in qualche modo è decollato, anche perché eravamo in un periodo storico molto diverso, e va bene, ora non c'è tempo di soffermarsi su questo. Però quello che succede nel 58 è che il libro del 58 è molto diverso dal libro del 47, e per fortuna adesso nella nuova edizione delle opere complete noi li possiamo leggere uno dopo l'altro, cioè c'è l'edizione 47 e poi subito dopo c'è l'edizione 58, quindi si può proprio apprezzare anche la differenza. Ma una delle varianti più sostanziali, forse non la più grande, no, però diciamo una delle più importanti per tutta una serie di motivi, è proprio l'inizio, cioè l'incipit 1947 è un incipit immediatamente descrittivo, con un'ellissi, cioè non si racconta neppure come si arriva a Fossoli, siamo direttamente dentro Fossoli e Levi per la prima volta parla di sé con un noi. Leggete l'ultimo capoverso: soltanto una minoranza di ingenui e di illusi si ostinò nella speranza. Noi avevamo parlato a lungo coi profughi polacchi e croati e sapevamo che cosa voleva dire partire. È un noi, quindi non è un io, ed è un noi già situato dentro Fossoli, di estrema consapevolezza, di disillusione massima sul proprio destino, che in qualche modo assomiglia abbastanza, poi torniamo sul 58, a questo incipit. Questo è l'incipit del Ricordi della Casa dei Morti di Luciana Nissi in Momigliano, che fu deportata proprio con Levi, e quindi è una specie di racconto di Se questo uomo da un altro punto di vista. Lei dice sono partita io, quindi usa l'io, però se ci fate caso è un inizio tutto sommato, forse che sta un po' a metà tra due incipit, però in cui non c'è per niente la presenza di un autoritratto, cioè non si autodescrive, non si autorappresenta per quello che era. Dice sono partita da Fossoli la mattina del 22 febbraio 1944 con alcuni fra i miei più cari amici, Vanda Maestro, Primo Levi, Franco Sacerdoti, eccetera eccetera. E se voi andate avanti per le prime pagine del libro non trovate mai un'autodescrizione di Luciana per quello che era. Chiaramente questa è del 1946, questa è del 1947, l'esperienza era fresca. Nel 58, con la nuova pubblicazione, in tempi diversi, gli anni 50 erano stati anni terribili, perché dal punto di vista di analizzare e ricordare, ma a maggior ragione analizzare il fenomeno Auschwitz. Cioè Levi nel 55 scrive: a 10 anni dalla deportazione è triste constatare che Auschwitz è caduta nella più totale dimenticanza, nessuno se ne ricorda. Quindi nel 58 occorreva ripresentarsi, senza dubbio è questo il primo motivo per cui Levi nell'autoritratto 58 sceglie di descrivere, ma chi è questo personaggio che era stato catturato dalla milizia fascista? Tenete presente anche che Se questo uomo si apre con una prefazione
con una prefazione molto strana, che scritta sotto il segno dell'ironia e il paradosso, inizia: per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e finisce con la frase: mi pare superfluo aggiungere che nessuno dei fatti è inventato. Dopo questa prefazione c'è una poesia ben nota, Shema, che però lì non ha titolo, che è a metà tra un'invettiva e una maledizione, quindi un testo molto diverso da quello della prefazione. E poi, da questa prefazione a questa poesia, dopo si parte con il libro. Quindi il lettore, dopo questi due paratesti, non ha ben chiaro chi ha davanti, perché veramente sono due testi entrambi spiazzanti, ma per motivi opposti. E quindi ancora di più c'è bisogno di autorappresentarsi. Come si autoritrae, Levi? Autoritrarsi significa anche significa molte cose. Significa innanzitutto costruire una quella che Segre chiamò la gamma tonale di questo libro, cioè proprio dal punto di vista linguistico e del tono, costruire, è così, diciamo, chiamiamola proprio l'intonazione, però significa anche appunto situare l'io narrante rispetto all'io personaggio, quindi il rapporto tra passato e presente, e significa anche esplicitare da che posizione rispetto al lettore la testimonianza sta per avvenire, cioè chi è che sta per recare testimonianza, che tipo di, direbbe Levi, esemplare umano sta per recare testimonianza. Esemplare umano è un sintagma tipico della prosa di Se questo è un uomo. Dice Levi: ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Avevo 24 anni, poco senno, nessuna esperienza e una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione a cui da 4 anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale, popolato da civili fantasmi cartesiani, da sincere amicizie maschili e da amicizie femminili esangui. Coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione. Poi prosegue: non mi era stato facile scegliere la via della montagna e contribuire a mettere in piedi quanto, nell'opinione mia e di altri amici di me poco più esperti, avrebbe dovuto diventare una banda partigiana affiliata a Giustizia e Libertà. Mancavano i contatti, le armi, i quattrini e l'esperienza per procurarseli, mancavano gli uomini capaci ed eravamo invece sommersi da un diluvio di gente squalificata, in buola e in malafede, che arrivava lassù dalla pianura in cerca di un'organizzazione inesistente, di quadri, di armi, anche solo di protezione, di un nascondiglio, di un fuoco, di un paio di scarpe. Allora, sorvoliamo, diciamo, su molti dettagli stilistici che però sarebbero anche interessanti, perché ci sono molti moduli tipici della scrittura leviana. Però quello che è interessante è, prima di tutto, l'autodescrizione nel segno di una di un calcare volutamente la mano su tutti gli elementi di non integrazione di questo personaggio nella sua società e nel mondo. Non integrazione, scarso, tutto sommato scarso desiderio di ribellione, condizioni estremamente precarie del gruppo partigiano a cui si è affiliato, anticlimax in realtà solo apparenti, perché se vedete per esempio di quadri, di armi o anche solo di protezione, di un nascondio, di un fuoco e di un paio di scarpe, questa sembra un anticlimax, però in realtà se uno legge Se questo è un uomo si accorge che le scarpe nel libro sono l'oggetto più importante per la sopravvivenza, quindi in realtà è come una sorta di eroismo al contrario, tutto calcato sulla diminuzione, e questo è abbastanza significativo. Un altro elemento significativo è che queste moderate, sincere amicizie maschili, amicizie femminili esangui saranno poi completamente, quasi riprese alla lettera nel sistema periodico. Per esempio, in Zinco, la sua amica Rita sarà, cioè esangue sarà proprio un aggettivo che Levi userà per definire questo amore non corrisposto, cioè questa ragazza che è l'oggetto di un amore non corrisposto, eccetera. Quindi, allora, chiaramente iniziare in questo modo aveva un significato importante per, diciamo, la possibilità stessa di dare testimonianza. Chi dà testimonianza in questo libro è una persona che si trova almeno allo stesso pari del lettore, se non più in basso, una persona, un antieroe, anche esagerato nel suo antieroismo, ma che grazie a queste poche carte in regola che ha all'inizio di questo libro per raccontare, paradossalmente è ancora più credibile. Cioè è un esemplare umano
disadattato, diverso, che però in Lager paradossalmente racconta, come dire, trova una forza che non aveva trovato nel mondo al di qua per raccontare un'esperienza estrema e poi ovviamente che modula tutto su una sorta di razionalismo quasi estremo, cioè se questo uomo è percorso da questa volontà di trovare nuove parole, cioè aumentare la dicibilità del Lager fino all'estremo, fino quasi a iperrazionalizzarlo, però diciamo questo può accadere perché all'inizio c'è stato questo tipo di autoritratto. A noi non interessa tanto però ora ovviamente raccontare Se questo uomo e raccontare questo autoritratto all'interno di Se questo uomo, ci interessa dire che già nel 58 Levi si deve porre necessariamente il problema di come autorappresentarsi in un libro autobiografico e che questo problema, che questo esercizio di autoritratto, autorappresentazione incipitaria è fondamentale poi per la costruzione dell'io all'interno del sistema periodico in cui l'autorappresentazione e l'autoritratto hanno altri problemi, la gamma tonale è un'altra, però comunque senza questa prova qui sarebbe stato difficile. Questo è il primo grande momento in cui Levi si pone in questo problema narrativo e secondo me, insomma, poi questi sono punti di vista, però lo risolve anche abbastanza brillantemente per il tipo di testo che aveva già in mano, quindi anche qui Levi si trova a fare un'operazione quasi a posteriori, cioè di costruire una voce su un testo che c'era già. E lo stesso problema poi Levi se lo porrà nel sistema periodico perché ha già alcuni racconti, li scrive in modo frammentario, però poi deve trovare un vettore vocale unico. Prima di andare avanti vi volevo far vedere queste due pagine che io trovo straordinarie. Sono due pagine tratte da un libro di Fruttari e Lucentini che si intitola Incipit, 757 inizi facili e meno facili, un libro di quiz e di lettura, dove Fruttari e Lucentini raccolsero appunto 757 incipit di libri raccolti tematicamente. Ogni tema era introdotto da una vignetta e non da un titolo, anche questa secondo me è scelta geniale per non influenzare la lettura degli incipit. E in queste due pagine, come si vede ovviamente gli incipit sono dedicati alla prigionia, noi abbiamo tutta una raccolta di incipit. Io ve l'ho messa anche perché secondo me anche didatticamente è molto interessante, perché sono tutta una serie di incipit di testi che parlano di prigionia, ovviamente non solo italiani, ma oltre ad essere una sorta di, questo libro ad essere una raccolta di grandiosi esercizi di letteratura comparata secondo me, perché proprio fanno, o addirittura in questo caso secondo me di un progetto di ricerca, però fa veramente impressione vedere questi incipit tutti insieme, perché ovviamente c'è Levi, c'è Kafka, il processo che Levi traduce, c'è Silvio Pelli con Le mie prigioni, ci sono molti studi sulle analogie tra Le mie prigioni e Se questo uomo, c'è Dostoevskij e Memoria da una casa di morte, di cui Alberto Cavaglione anche lì ha provato le influenze che questo libro ha avuto su Levi, c'è Berlina Alexanderplatz, che è un libro che Levi cita espressamente nei Sommersi salvati, e poi c'è Pavese, la cui mediazione per Levi è stata fondamentale per la lettura di una serie di classici tra cui Moby Dick e Conrad. Quindi ve l'ho fatto vedere anche perché mi sembra, come dire, un buon generatore di idee, diciamo, oltre che secondo me un libro veramente straordinario. In fondo al libro poi ci sono tutte le soluzioni, quindi uno lo può davvero usare anche come quiz. Qui vabbè, vi avevo messo un testo di Said su Conrad che è interessante, ma diciamo ho già evocato il problema, quindi andrei oltre. Volevo segnalare che subito dopo, nel 59, Levi fa un altro esercizio di posizionamento autoritratto incipitario, posizionamento vocale anche se minore, in questo racconto Capaneo che esce sul ponte, e questo racconto poi uscirà in Lilith, altri racconti, ovviamente questo incipit sparirà per ovvie ragioni, perché nell'81 quando esce Lilith non ha più senso questo incipit, poi il racconto subisce moltissime varianti, però è interessante perché anche qui
il primo racconto in cui lei vi riparla di Lager, dopo Se questo uomo, in una rivista come Il Ponte, ha bisogno ancora una volta di dire me mi conoscete, può essere che allora laggiù, in quegli stracci da zebra, con la barba ancora peggio rasa che d'abitudine, i capelli tosati, avesse un aspetto molto diverso da oggi, ma la cosa non ha importanza, il fondo non è cambiato. Cioè questo dover necessariamente istituire anche un rapporto tra l'io presente e l'io passato, qui è evidentissimo, per questo avevo messo questo passaggio su Conrad, perché Said dice che in uno dei problemi più importanti nell'autobiografia, nella fiction autobiografica di Conrad, è questo fondamentale elemento di creare un rapporto tra passato e presente, e dice: always the tale opens up upon a scene of unnatural ominous quiet. Cioè la quiete iniziale dell'autoritratto è fondamentale e è fortemente legata alla necessità di creare un rapporto tra l'io del passato e l'io del presente. E poi cita The Ancient Mariner di Coleridge, che è un altro riferimento imprescindibile di Levi, sia per le poesie sia per i sommersi salvati. There is a story that needs to be told, che è esattamente una delle ossessioni tematiche letterarie di Levi. Va bene, quindi primo punto per sintetizzare: Levi sperimenta la necessità di situarsi rispetto al lettore, forse anche assillato da un problema analogo a quello che abbiamo visto per Conrad, cioè il rapporto tra passato e presente, e queste prove sono fondamentali per come primo passo, di primo atto di nascita di un problema che sarà centrale nel sistema periodico. Secondo punto, costruzione di un'epica. Allora, qui arriviamo al racconto di cui vi avevo parlato già in precedenza, cioè La carne dell'orso. La carne dell'orso è un racconto che esce sul Mondo nel 61, piuttosto goffo di Levi, cioè ha dei problemi evidenti di struttura, anche di, insomma, di resa. Però è interessante perché è il suo primo racconto di montagna. Levi era un grandissimo appassionato di scalate in montagna e diceva che la montagna era la sua trasgressione. Cioè Levi, proprio che era una persona molto mite, molto studiosa, molto quieta, che aveva una vita molto ordinaria, dice che in montagna proprio era uno spericolato, proprio l'azzardo gli piaceva moltissimo. E questo soprattutto già anche e soprattutto nel periodo proprio giovanile, nei primi anni 40, prima anche di Auschwitz. Quindi nel 61 progetta questo racconto di montagna, questo è l'inizio, in cui Levi dice che questo racconto si occuperà di certi personaggi che si trovano nei rifugi in montagna. Dice, è gente che non parla molto e di cui gli altri non parlano affatto, per cui ne manca ogni menzione nella letteratura di quasi tutti i paesi, e che non deve essere confusa con altri generi vagamente affini, che viceversa parlano e di cui si parla: i fuoriclasse, sestogradisti, membri delle celebri spedizioni internazionali, professionisti, eccetera. Degne persone tutte, ma non è di loro che qui si racconta. Vedete che c'è una fortissima analogia con quello che aveva detto nello stesso anno, nella recensione Alchimico. Cioè, io voglio raccontare neglected stories, storie di persona, di storie di laboratorio e storie di montagna, storie di cui la letteratura finora non fa menzione. Ma come le voglio raccontare? Io vi ho detto che questo racconto è goffo. Calvino, in una lettera, a proposito di questo racconto, dice a Levi: il tentativo di un'epica corradiana dell'alpinismo incontra tutte le mie simpatie, ma per ora resta un'intenzione. Come mai Calvino, che aveva anche, insomma, capito che non era un granché questo racconto, infatti Levi lo riscrive, non lo mette nel sistema periodico, lo riscrive. Come mai Calvino parla di un'epica conradiana? Calvino aveva fatto la tesi di laurea su Conrad e aveva iniziato un progetto di traduzione di Lord Jim con Pavese, che poi non finì mai. Quindi Calvino era un esperto di Conrad, non è che ha usato l'aggettivo conradiano così a caso. Infatti ci sono degli studiosi che hanno dimostrato, vediamo se mi carica tutto, che tutta La carne dell'orso è modulato esattamente, cioè in pratica è lo stesso racconto di giovinezza di Conrad, o giovinezza o gioventù, dipende da come è tradotto, semplicemente traslato dal mare alla montagna. Cioè è proprio lo stesso racconto, la stessa situazione, intorno a un tavolo, un racconto di guai e avventure passate, e ci sono proprio, e non solo è tutto modellato su questo racconto, ma Levi vuole che il lettore se ne accorga.
perché Levi dice: ho letto da qualche parte, chi lo ha scritto non era uno di montagna ma un marinaio, che il mare non fa mai doni se non duri colpi e qualche volta un'occasione di sentirsi forte. Dopo, alla fine, in un finale non molto riuscito, scrive: era questa la carne dell'orso, il sapore di essere forti e liberi, il che significa liberi di sbagliare, il sapore di sentirsi giovani in montagna, padroni di se stessi, cioè del mondo. E poi, le sue ultime parole avevano destato in me un'eco insolita, come se le avessi già sentite, ed infatti non molto diverse, le ho ritrovate fra le pagine di un libro amico, scritto da quello stesso marinaio che il primo narratore aveva citato a proposito dei doni del mare, cioè la prima citazione che vi ho messo. Se vedete, quindi, per due volte Levi proprio ci vuole dire: guardate che io questa epica di montagna che vi sto raccontando, questi personaggi negletti, li sto modellando su un'altra epica che io ho ben presente, che è quella di Conrad. E infatti, se voi, vi ho messo solo questo passaggio perché Riccardo Capoferro e Andrea Cortellesa, che sono gli studiosi di cui vi parlavo, hanno proprio scritto dei saggi in cui proprio ricostruiscono passaggio per passaggio il modo in cui questo racconto si specchia perfettamente in quello di Conrad. E dice Levi, e dice Conrad: and tell me, wasn't that the best time, the time when we were young at the sea, young and had nothing, on the sea that gives nothing except hard knocks, duri colpi, and sometimes the chance to feel your strength, that only what you will regret. So quindi è esattamente lo stesso testo. Allora, cosa fa Levi? Levi prende l'epica conradiana e la rilancia, la rimodella sulla montagna, sulla montagna, però anche sulla chimica. Perché quando poi Levi arriva a comporre il sistema periodico, il tema del misurarsi, del misurare la propria forza, del misurare la propria forza, del lottare contro elementi naturali che sono il mare, e poi per Levi la montagna e la materia, diventano disseminati in tutto il racconto. Quindi il vettore epico unificante di Se questo uomo è in questa radice qui, è qui, è in questa operazione che lui fa, molto imperfetta a questa altezza. Infatti, quando Levi riscrive Ferro, cosa fa? Cancella le tracce di Conrad, cioè usa l'epica del misurarsi, la usa moltissimo, ma quando arriva a elencare dei modelli letterari, l'unico che non menziona è proprio Conrad. Perché a questo punto se ne vuole, cioè lo vuole dare per implicito e vuole camminare con le proprie gambe, costruendo una propria epica che ormai è a sé stante, è matura. È da sola, dice Levi, parlando di Sandro, fra parentesi, Ferro è un racconto di montagna che racconta anche di un'amicizia fortissima tra Levi e Sandro Dalmastro, il quale Sandro inizia Levi ai misteri della montagna, è lui che lo porta in montagna e gli insegna come si va in montagna, e Levi dal canto suo gli insegna tutta una serie, tutti e due sono studenti di chimica, e Levi dal canto suo lo inizia in qualche modo alla letteratura. Vedete, gli importava conoscere i suoi limiti, misurarsi e migliorarsi, quindi tutto il tema del misurarsi. Vedere Sandro in montagna suscitava in me una comunione nuova con la terra e con il cielo, in cui confluivano il mio bisogno di libertà, la pienezza delle forze, vedete, cioè, anche qui c'è Conrad, la fama di capire le cose che mi avevano spinto alla chimica. E vedete che qui c'è la fusione tra montagna e chimica, cioè la stessa radice, lo stesso bisogno di libertà, la pienezza delle forze, la fama di capire le cose che mi avevano spinto alla chimica, cioè la stessa radice viene cercata nella montagna e nella chimica. Delle sue imprese parlava come estrema avarizia, non era della razza di quelli che fanno le cose per poterle raccontare come me, non amava le parole grosse, anzi le parole, eccetera. Però lui, che fino ad allora non aveva letto che Salgari, London e Kipling, divenne di colpo un lettore furioso. In queste ellissi su che cosa legge, c'è Conrad, però Levi non ce lo dice. E vi ho messo anche tutta questa parte sul fatto che questo Sandro disdegnava il sapere libresco, perché nel 78 Levi fa uscire un altro libro dopo il sistema periodico, La chiave a stella, il cui protagonista, Libertino Faussone, è lo specchio esatto del capitano McQueer di Conrad, e anche lì di Tifone, del racconto Tifone di Conrad, e anche lì Levi ce lo dice nell'ultima nota, alla fine, in chiusura del libro:
ma se uno va a studiare tutte le come Conrad struttura il racconto e come Conrad struttura sia il capitano McQueer sia il rapporto del capitano McQueer e altri suoi sottoposti o pari sulla nave durante il tifone eccetera, capisce che la chiave a stella è scritta sotto quel, e quindi Sandro Del Mastro è anche un antesignano, cioè è anche una specie di prima formulazione, se lo vogliamo dire così, di Libertino Faussone. Quindi vedete che Levi, così fare una sintesi di questo secondo punto epico, ha bisogno, oltre che di situare se stesso all'inizio di questo libro, la propria voce, il proprio io autobiografico, ha bisogno anche di trovare un lessico, una chiave narrativa per raccontare qualcosa che per lui ed è totalmente inedito, cioè il mestiere di chimico come un'avventura, il mestiere di chimico come un'avventura epica, intendendo questo aggettivo in vari sensi, per cui io ora vi ho riportato qualche citazione che diciamo ci fa capire in che senso si può dire epico in riferimento a Conrad, perché può applicarsi a Conrad un'epica del misurarsi e anche in che senso uno scrittore può appropriarsi epicamente di un altro scrittore. Ci tengo a farvele vedere perché ho usato finora l'aggettivo epico, che forse è il caso di, come dire, magari definire un pochino di più, ma mi sembra interessante che proprio in questo momento, cioè aver visto come in questo momento si compie una vera e propria appropriazione di un sistema letterario traslato su un altro sistema letterario, che poi solo quando Levi scrive Ferro e forse, anzi, quando Levi scrive Idrogeno diventa autonomo. Allora, qui c'è un testo di Ugo Murzia che favorisce l'avventura editoriale italiana di Conrad, cimentandosi come prima traduzione proprio su Tifone. Nell'introduzione all'edizione bilingue di Tifone, Murzia dice: Typhoon appartiene al primo periodo, o meglio andrebbe definito momento epico, che i canti d'epopea marinaresca sono The Nigger of the Narcissus, Youth e Typhoon. Per molti è questo il Conrad migliore, il cantore ispirato del mare e delle navi, viventi creature che partecipano con una loro anima alla vicenda degli uomini e dell'universo. Questo Typhoon in particolare, nella sua classica linearità, raggiunge momenti di grandiosità che non trovano facile riscontro nella letteratura moderna. Il vero protagonista è la tempesta, cosmico simbolo delle forze arcane contro cui siamo dannati a contrastare, ma che il dovere ci impone di affrontare a viso aperto. Ma lo sono anche singole voci che a poco si vanno insieme fondendo col turbinare furioso degli elementi in un polifonico canto che tocca i cieli del mito. Quindi, al di là di questo, come dire, stile letterario particolarmente ispirato, però possiamo dire che effettivamente cioè, è proprio Levi pesca proprio da quello che Murzia definisce il Conrad epico, diciamo. Poi Calvino, lettera a Mario Motta. Qui si capisce anche che c'è una specifica lettura pavesiana, calviniana, leviana di Conrad, che non è l'unica possibile, ma è la lettura che loro in qualche modo prediligono. Dice Calvino nel 50. Lui sta parlando degli esistenzialisti francesi e dice: è certo ben lungi da loro che vado cercando gli esempi di quel che intendo per uscita dal paradiso, gli uomini che hanno per patria le cose che fanno e che vedono, patria continuamente contrastata e da riconquistare, gli uomini del nella misura in cui, gli uomini inaccessibili alle speranze meravigliose come alla disperazione. Dalla loro parte, continuerò a farti i nomi dei narratori perché mi sono familiari, forse potrei sostituire ad essi i nomi dei filosofi, tu che li sai, c'è Conrad con la sua nera visione dell'universo e la sua fiducia nell'uomo, la sua moralità che nasce dalla pratica d'un mestiere, d'un lavoro, la navigazione a vela, il suo rifiuto a paradiseggiare, la parentesi era importante, ne fa un rigido conservatore, ma chi se non i rivoluzionari possono ormai imparare da lui, il suo rifiuto a paradiseggiare i tropici, il mare, che gli vede come prova della forza molare e della tecnica umana. Vedete che l'epica, la moralità che nasce dalla pratica d'un mestiere, la forza morale, sono tutti elementi che tornano nel sistema periodico. Infine, vi cito questo passaggio dell'introduzione che ha fatto Pedullà
al libro di Johnny, recentemente uscito, perché Pedullà chiarisce bene in questa lunga e molto interessante introduzione come Fenoglio riprende proprio da modelli epici la costruzione di questo lungo testo di Johnny, che lui ha rieditato secondo tutta una nuova logica, eccetera, che all'interno della quale ovviamente ora non entro, però lui dice che una delle matrici sono proprio sia i testi epici classici, Omero, ma soprattutto Virgilio, sia alcuni testi epici della letteratura inglese. E dice Pedullà: attraverso il confronto con i grandi autori studiati a scuola, Omero e Virgilio, e con quelli scoperti da solo per amore della letteratura inglese, Fenoglio ha imparato a riconoscere ciò che ha di specificamente epico poteva trarre dai propri ricordi della grande esperienza collettiva a cui aveva preso parte, che la guerra rende più acuto lo stacco tra le generazioni, che non sempre un fiume è solo un fiume, che non c'è alcun bisogno di recarsi nel regno dei morti per interpellare gli spiriti degli antenati sul proprio avvenire, che partigiano è parola assoluta, rigettando ogni gradualità, ma che esiste qualcosa che durerà persino più della parola partigiano. E da loro, più occasionalmente, ha desunto anche alcune precise tecniche letterarie indispensabili ad amplificare le risonanze epiche del suo romanzo. Vedremo anche questo, perché Omero e gli altri hanno aiutato Fenoglio tutta più a sintonizzare il proprio orecchio su una particolare tonalità della scrittura, gli hanno indicato quali erano le corde giuste, ma poi lui ha suonato interamente da solo il suo spartito originale. Qui si parla di Fenoglio, però se noi sostituiamo a Omero e Virgilio Dante, sostituiamo a Milton e Melville Conrad, e ci lasciamo anche Melville, perché Melville è un altro matrice importante per Levi, senza dubbio, cioè, possiamo fare questo discorso in un certo senso nostro, ovviamente con altri temi, con altri sfondi, però senza dubbio c'è questo traslare, sintonizzare sulle corde giuste un certo tipo di discorso. Quindi, seconda conclusione, se Levi aveva fatto attraverso, se questo nuovo e anche Capaneo, esperimenti di voce attraverso autoritratti, ora con La carne dell'orso trova un'epica conforme al progetto che aveva formulato nel Chimico. Non resta che combinare i due elementi, e i due elementi si combinano con idrogeno. Quindi, diciamo, quarto punto, combinare voce ed epica, idrogeno. Leggiamo questo passaggio che è un po' che si trova proprio in idrogeno, che Levi appunto scrive nel 68 e che è un po', diciamo, cioè il punto d'inizio, però se volete per la nostra prospettiva un po' il punto d'arrivo da cui poi il sistema periodico prende via, e un passaggio come questo riesce a tenere insieme le tantissime corde, le tantissime anche i tantissimi tipi di narrazione che ci sono nel sistema periodico. Non avevamo dubbi, saremmo stati chimici, ma le nostre aspettazioni e speranze erano diverse. Enrico chiedeva alla chimica, ragionevolmente, gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. Io chiedevo tutt'altro. Per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future, che avvolgevano il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava il monte Sinai. Come Mosè, da quella nuvola attendevo la mia legge, l'ordine in me, attorno a me e nel mondo. Ero sazio di libri che pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta e cercavo un'altra chiave per i sommi veri. Una chiave ci doveva pure essere ed ero sicuro che, per una qualche mostruosa congiuntura ai danni miei e del mondo, non l'avrei avuta dalla scuola. A scuola mi somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza, ma che non mi riscaldavano le vene. Guardavo gonfiare le gemme in primavera, luccicare l'amica nel granito, le mie stesse mani, e dicevo dentro di me: capirò anche questo, capirò tutto, ma non come loro vogliono. Troverò una scorciatoia, mi farò un grimaldello, forzerò le porte. Era snervante, nauseante ascoltare discorsi sul problema dell'essere e del conoscere, quando tutto intorno a noi era mistero che premeva per svelarsi: il legno vetusto dei banchi, la sfera del sole al di là dai vetri e dai tetti, il volo vano dei pappi nell'aria di giugno. Ecco, tutti i filosofi e tutti gli esercizi del mondo sarebbero stati capaci di costruire questo moscerino? No, e neppure di comprenderlo. Questa era una vergogna, un abominio, e bisognava trovare un'altra strada. Saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del mistero con le nostre forze, col nostro ingegno. Avremmo stretto Proteo alla gola, avremmo troncato le sue metamorfosi inconcludenti da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel, da Hegel a Croce. Lo avremmo costretto a parlare. Vedete che qui
al di là di essere un autoritratto non più solo di Levi, ma quello che potrebbe essere definito un autoritratto duale. Ci sono molti studi su come Levi prediliga moltissimo la forma duale, diciamo, cioè autoritrarsi per somiglianza o per contrasto con un sodale, con un compagno, con un amico, quasi sempre di sesso maschile, in questo caso Enrico ed io, ma c'è tantissimo Alberto ed io in Se questo un uomo, c'è Sandro e io in Ferro, quindi c'è molto questo uso del duale. Qui, qui che cosa c'è? Qui c'è esattamente, innanzitutto c'è una sorta di nuova esagerazione questa volta, se quella di Se questo un uomo era... tutta giocata sul diminuire, questo è tutta giocato sul contrasto tra il modello gentiliano, diciamo, di divisione del sapere, che metteva in primo piano le scienze, diciamo, quelle che oggi chiameremo, cioè non le scienze, le discipline che noi chiameremo umanistiche, e in secondo piano quelle scientifiche. Qui c'è proprio il rifiuto molto mitizzato e sull'onda, diciamo, di questo linguaggio alchemico di questo modello. Poi c'è questa splendida, secondo me, espressione molto efficace in questo contesto, avremmo dragato il ventre del mistero con le nostre forze, dove cioè dragato, che è questo termine fondamentalmente abbastanza settoriale, tecnico. Poi c'è il ventre del mistero, che è un linguaggio sia biblico che alchemico. Poi c'è con le nostre forze questo tentativo finale di ridiminuire il sintagma, che però ottiene l'effetto opposto. E diciamo, qui è un po' sintetizzato il cuore, cioè è proprio esattamente in questo testo che Levi lancia il vettore autobiografico e vocale dell'intero libro. Chiaramente, leggendo questo testo, avendo presente La carne dell'orso, Il progetto del chimico e Conrad, lo leggiamo, diciamo, consapevoli del perché a questo punto il libro può nascere. E vi ho fatto anche tutta un'altra serie di citazioni, sia da Idrogeno che anche un po', scusate, questa animazione è un po' lentina, disseminate un po' in tutto il libro, che trattano il tema del i temi nodali del libro, cioè il tema del misurarsi e dello scontro con la materia. Idrogeno: il vetro del laboratorio ci incantava e ci intimidiva, il vetro per noi era ciò che non si deve toccare perché si rompe, invece ad un contatto più intimo si rivelava una materia diversa da tutte, di suo genere, piena di mistero e di capriccio, fu la prima nostra vittima, o meglio il primo nostro avversario, un po' come il mare appunto è avversario per Conrad. Poi: prendi e parti, Zinco, quando il momento è giusto e gli aruspici e gli auguri non hanno luogo, la teoria è futile e si impara per strada, le esperienze degli altri non servono, l'essenziale è misurarsi. Oppure, Nickel, questi vagabondaggi in una cava dove lui si trova a lavorare mi concedevano una tregua alla consapevolezza funesta di mio padre morente a Torino, degli americani disfatti a Batande, dei tedeschi vincitori in Crimea, ed insomma la trappola aperta che stava per scattare facevano nascere in me un legame nuovo, più sincero della retorica della natura imparata a scuola, con quei rovi e quelle pietre che erano la mia isola e la mia libertà, una libertà che forse presto avrei perduta. Per quella roccia senza pace provavo un affetto fragile e precario, con essa avevo contratto un duplice legame, prima nelle imprese con Sandro, poi qui, tentandola come chimico per strapparle il tesoro. Da questo amore pietroso, da queste solitudini d'amianto, in altre di quelle lunghe sere nacquero due racconti di isole e di libertà, i primi che mi venisse in animo di scrivere dopo il tormento dei componimenti in liceo. Uno fantasticava di un mio remoto precursore, cacciatore di piombo anziché di nichel, l'altro, ambiguo e mercuriale, lo avevo ricavato da un cenno all'isola di Tristan de Cunha che mi era capitato sott'occhio in quel periodo. Questi due racconti sono Cromo e Mercurio. Però Levi, in un'intervista a Tesio che è stata recentemente pubblicata, ci dice che questa è una falsità, che non è vero. Cioè Levi qui fa proprio un'operazione di falsificazione, ci dice che questi racconti li scrive in quest'epoca subito dopo la guerra, ma non è vero. Subito prima della guerra, ma non è vero. Lui ci dice: ho mentito, e lo dice anche con un senso di colpa molto
forte che Tesio prova a indagare, gli dice ma insomma vabbè, sarà non è un peccato così grande aver mentito su questi racconti, dice no, però ho portato avanti per tanti anni in questa storia. Ve lo sottolineo perché mi serve a sottolineare un punto importante che da una parte suffraga quanto si sta dicendo finora e dà un nuovo input su questo libro, cioè il sistema periodico è un libro fortemente inventato, cioè è un libro in cui Levi da una parte si autodescrive come il memorioso che si ricorda tutto e ci vuole far credere che siamo su un piano di report della memoria, siamo su un piano di testimonianze autobiografiche, lo fa proprio scientemente, ma dall'altro è un libro che rielabora nel senso dell'invenzione moltissimo l'autobiografia, e questo per esempio si vede in Vanadio, che è un racconto che ho studiato molto perché diciamo parla di un rapporto con un ex capo laboratorio tedesco di Levi che Levi ritrova, e confrontando il racconto con il carteggio che c'è veramente stato, che ho avuto modo di studiare tra Levi e questo capo laboratorio, si vede proprio che tutto il racconto è completamente, cioè ricalca pochissimo la realtà, anzi riporta le date del carteggio, quindi vuole autorappresentarlo come un report di memoria fortemente aderente alla realtà, quando poi invece c'è una quota di invenzione fortissima. Quindi, e questo perché vi dico che suffraga quello che vi sto dicendo, perché a fronte di racconti scritti in momenti diversi, Levi poi ha sempre urgente il problema di costruire sia un io narrativo che un io autobiografico, appunto costruiti, fortemente pensati a tavolino. L'io autobiografico è il Levi memorioso, ma c'è poi, scusate, l'io narrativo è il Levi memorioso, c'è un io personaggio che è il Levi che vive queste vicende a sé, attraverso questo vettore che abbiamo visto dell'epica, eccetera, ma c'è poi lo scrittore che inventa, che crea un libro, un libro che vuole sembrare scritto dal testimone. Siamo negli anni in cui Levi sta diventando il testimone per eccellenza in Italia, e questo ruolo gli pesa non poco, lo dice spesso che è un ruolo che gli pesa, che è diventato, da lui ci si aspetta sempre la verità, non solo sempre, spesso un'opinione su molti fatti, ma spesso anche continuamente la verità. Ecco che Levi in questo libro fa un'operazione quasi di senso opposto, ok? Quindi ci tenevo a sottolineare questo passaggio. Infine l'ultimo brano, che è Tira in ballo Pavese, siamo chimici, cioè cacciatori, sempre da Nickel. Nostre sono le due esperienze della vita adulta di cui parlava Pavese, o il successo o l'insuccesso, uccidere la balena bianca o sfasciare la nave. Non ci si deve arrendere alla materia incomprensibile, non ci si deve sedere. Siamo qui per questo, per sbagliare e correggerci, per incassare colpi e renderli. Non ci si deve mai sentire disarmati. La natura è immensa e complessa, ma non è impermeabile all'intelligenza. Devi girarle intorno, pungere, sondare, cercare il varco o fartelo. I miei colloqui settimanali col tenente sembravano piani di guerra. Quindi qui c'è addirittura la mediazione pavesiana, su, in questo caso siamo sul versante Melville, però si potrebbe sul versante Melville, di cui Levi, secondo anche vari studi eccetera, è stato dimostrato che conosceva, cioè che aveva letto diciamo entrambe le prefazioni che Calvino fece al Moby Dick, però probabilmente questa è dai diari, e veramente qui siamo proprio ancora una volta in questo reame diciamo epico del mare, del misurarsi, eccetera. Gli ultimi 5 minuti. Semmai torniamo dopo magari su Cerio e Carbonio, però gli ultimi 5 minuti vorrei dedicarli, diciamo, a rifare un attimo il punto. Allora, vedete che questo è l'indice, no? E qui c'è la tavola periodica, perché Calvino a un certo punto, no, ho sbagliato, scusate. Calvino a un certo punto dice, no, scusatemi, insomma in una lettera del 74 dice a Levi, bene, sono contento che il libro sia pronto, mi fa molto piacere, non mi convince molto la scelta di mettere Argon in prima battuta, però forse andrebbe meglio messo in posizione centrale, però se c'è un ordine atomico allora mi taccio.
Al che ovviamente vi potete immaginare che gli studiosi si sono messi lì a vedere qual era l'ordine atomico dei racconti del sistema periodico, ma diciamo, se voi vedete, io vi ho cerchiato i racconti, cioè vi ho cerchiato i racconti che sono, cioè gli elementi chimici che fanno, che da cui prendono il nome i racconti, e cioè, ovviamente io ora qui c'è solo un'immagine, però diversi studiosi hanno provato e non c'è un ordine atomico preciso. Ma allora perché Calvino, oltretutto in risposta a Levi in una lettera, dice questo? Come mai? Allora, secondo me, oltretutto, questo, perché io faccio questa domanda ora? Perché ovviamente rispondere a questa domanda ci fa fare un punto tra l'elemento stratificato eterogeneo del libro e l'elemento combinatorio. Cioè, perché non è possibile che Calvino abbia detto questa cosa a caso. Allora, secondo me, in questo libro ci sono quattro scelte atomiche che funzionano. Il resto è, diciamo, non è ordinato, però c'è un'impalcatura costituita da quattro scelte atomiche. Allora, pensate che argon è il gas nobile, inerte, quasi introvabile in natura, è il racconto fuori, a sé stante, senza legame, infatti è l'unico che, in cui l'elemento è metaforico, che da una parte illumina per contrasto gli altri racconti, e se ci fate caso, ovviamente per motivi chimici, l'argon e l'idrogeno stanno dalla parte opposta della tavola periodica e qui sono giustapposti. Sono giustapposti perché l'idrogeno è l'opposto del gas nobile, il gas massimamente infiammabile di cui si compongono le stelle, e anche se l'idrogeno compare come protagonista nel racconto, è un po' metaforico anche qui, perché questa sorta di Levi che si infiamma nei confronti dei misteri della chimica, che arde dal desiderio di trovare la chiave per squadernare il mondo. E quindi secondo me Levi giustamente, si capisce in questo senso l'idea di giustapporre questi due gas proprio all'inizio del libro. Ma c'è di più, non abbiamo per niente parlato di carbonio, che è l'ultimo racconto che ha messo in finale, che invece è uno dei due racconti da cui nasce, da cui scaturisce un po' il libro ed è l'idea più antica. E carbonio da una parte è la storia di, ovviamente è la storia di un atomo, è l'elemento meno specifico, organico per l'eccellenza, è universale nel senso che è incarnato e disincarnato insieme, massimamente piccolo e potenziale. Se ci fate caso, nell'idrogeno Levi dice: avremmo stretto Proteo alla gola. Ecco, carbonio è il trionfo di Proteo, cioè è la massima, diciamo, il massimo universale e insieme il minimo epico, non so come dire. In più in carbonio c'è tutto il nesso chimica, vita, scrittura, è un laboratorio narrativo e linguistico. E se ci pensate, raccontare un atomo di carbonio è come una sorta di paradigma narrativo ai minimi termini, anche perché Levi, e questa è un po' la stessa operazione che aveva fatto ad Auschwitz, se volete, deve inventare un nuovo linguaggio. È un esperimento in cui servono controllo rigoroso e azione sperimentale nello stesso modo, ed è opposto a idrogeno perché dalle infinite potenzialità simboliche proiettate nella chimica, idrogeno, c'è l'infinita potenzialità atomica dell'elemento chimico che di volta in volta si specifica in epoche, oggetti, ambienti diversi in maniera determinata ma anche transizionale. Quindi, per concludere, dopo aver dato seguito al suo progetto del 1961, dopo aver riscritto il libro Il Chimico dal punto di vista delle vittorie e delle sconfitte del chimico, cioè quindi aver fatto quello che lui diceva nel 61, Levi nell'ultimo capitolo è come se ne offrisse la rilettura, anche parodica, dal punto di vista opposto, cioè dal punto di vista dell'oggetto di studio. L'atomo come il marinaio senza sosta che attraversa il mondo della materia, spogliato da ogni desiderio formativo. Non c'è quel desiderio formativo che c'è in tutto il sistema periodico, ma con un vero e perpetuo spirito di avventura. La quarta scelta atomica è Cerio, che si trova nell'esatto centro del libro, in cui Levi torna in lager. Ma di questo, se volete, ne parliamo dopo la pausa. E vi ringrazio. Di
quindi io chiederei subito se ci sono delle domande, se no vado subito con la provocazione con cui hai chiuso e ci hai lasciato un attimo così gestendo l'attenzione su questa provocazione con cui poi non hai, che ci hai lasciato così un attimo in sospeso. Quindi questa sarebbe la mia domanda, se no se ce ne sono altre si può, la metto in seconda posizione, ecco. Allora ce n'è una, quindi cominciamo subito. Io volevo chiedere se poteva ripetere la formazione, cioè chi sono gli elementi che costituiscono l'epica di Primo Levi, cioè ha nominato diversi autori, no? E forse ne ho perso qualcuno, volevo chiedere quali sono. Sì. Raccogli altri. Ah, ok. Ma intanto rispondo, ok, perfetto. No, allora, a parte Conrad ovviamente, io metterei forse accanto a Conrad sicuramente Melville, e anche se, cioè, come autore decisivo, di cui però ancora non abbiamo la così squadernato, così come per Conrad, proprio tutte le riprese specifiche, addirittura di interi blocchi di testo, che invece Levi ha fatto nel caso di Giovinezza e nel caso poi di Tifone. Quindi Melville è un elemento decisivo, e in entrambi i casi, ripeto, è decisivo, e questo è un filone di lettura, di studi per me ancora in corso, quindi ve lo metto proprio in carattere generale, è decisiva la mediazione pavesiana, cioè per entrambi. Però diciamo che sullo stesso piano metterei Conrad e Melville, ovviamente soprattutto il Melville del Moby Dick, però e questo per quanto riguarda poi la matrice epica di cui si è parlato. Questo ovviamente non significa che questi siano gli unici riferimenti cardine presenti nel sistema periodico, perché Levi è molto bravo nel disseminare di citazioni, spesso criptocitazioni. Per esempio in questo passaggio qui c'è questa citazione che è la Pucelle d'Orléans di Voltaire, che lui nella prima versione di Carbonio mette nella traduzione di Monti e invece poi nel libro mette in francese. Quindi è su questo passo e su tutto il discorso del parodico in Levi ha fatto l'ultima lezione Primo Levi Alberto Cavaglion, che sarà pubblicata ora a maggio per Einaudi. Quindi il sistema periodico è un tessuto ricchissimo di citazioni. Quello che volevo mettere in luce io è che però Conrad non è tanto un autore citato, è proprio l'autore preso a modello per una scelta narrativa precisa. Ecco, questa mi sembra un po' il piano su cui va letto Conrad. Ci sono molti altri autori citati, ve ne ho fatti alcuni esempi, però forse solo Melville si può accostare in questo a Conrad, gli altri li metterei su un altro livello. Ecco, comunque su, per esempio, come in questo caso, lo sviluppo di un registro del parodico. Però per il discorso che facevamo noi, proprio strettamente genetico, del sistema periodico, Conrad è decisivo, ecco. Grazie. Io, forse più che una domanda, è un commento, una riflessione ad alta voce. Mentre ascoltavo, man mano che appunto sentivo l'evocazione di Calvino, di Conrad, quindi di quella lezione, di quel periodo, di quella temperie piemontese, sia dal punto di vista degli studi giovanili, sia dal punto di vista poi degli operatori culturali, cioè adesso arriva Fenoglio, infatti poi quando c'era il passo di Pedullà, quello sul libro di Johnny, era perché quell'epica lì, è un'epica che, vabbè, Pedullari riconduce a Virgilio, però volendoci, insomma, c'è stato prima anche Casadei, no? che l'ha anticipata. È un'epica che Levi aveva avuto modo di leggere, perché nel 68 Johnny esce, Lorenzo Mondo lo pubblica. E
su questo era appunto solo così, un po' più che un eco, appunto un commento culturale. Secondo me, in quella linea lì, con Calvino che fa insieme da scrittore e da editore per tutto quel gruppo, in tutto quel decennio che è tanto doloroso tra il 47 e il 58, non è da trascurare forse la lezione di Fenoglio, anche per esempio sulle Neglected Stories, che è qualcosa che lui cita quando fa il progetto di Un giorno di fuoco, quando fa il progetto sul paese, che sono dello stesso periodo e che girano per Einaudi insieme a Calvino. E poi Conrad era stato oggetto della lezione di Federico Olivero, che era il maestro con cui si è laureato Calvino e con cui si è laureato anche Fenoglio, per cui su quello secondo me forse potrebbe essere una linea da approfondire, magari sui riferimenti dell'epica leviana in questa linea. Tra l'altro, ultima cosa, traduttore, Rime of the Ancient Mariner per Fenoglio e per Levi negli stessi anni. Esatto, sì, è chiaro che qui io, come dire, ho certi temi li ho potuti solo evocare perché si sarebbe trattato davvero di ricostruire il clima culturale e politico insieme, vorrei dire torinese, vorrei dire naudiano di alcuni anni specifici, quindi è chiaro che, però come dicevo, è proprio il filone che, come dire, a partire da, cioè, i miei studi si sono svolti così, non per citare un elemento personale, ma per farvi capire il processo, no? Cioè, da capire come era nato questo libro, a arrivare alla matrice fondamentale conradiana, a capire che questo, appunto, come dicevo a qualcuno durante la pausa, era solo un Conrad possibile. E quale Conrad era? Era quel Conrad lì, mediato da Einaudi, addirittura Slavia, la casa editrice Slavia, prima della guerra aveva tradotto un libro di Conrad, e a Slavia, cioè, lavoravano appunto Lene Ginzburg, cioè era tutto un, secondo me, cioè, vale proprio la pena ricostruire il tipo di appropriazione che di alcuni classici, Conrad in particolare, si fa in quegli anni, e chiaramente Fenoglio c'è. Poi sulle influenze dirette, secondo me a un certo punto tra Fenoglio e Levi c'è proprio, se si parlava prima di gamma tonale, di voce, di intonazione, secondo me lì invece c'è proprio una divergenza, cioè secondo me lì si va su due terreni di intonazione in parte molto diversi, anche per esempio per vari motivi, però sicuramente c'è una radice comune, e quella è una radice appunto che viene prima di loro. Io vi ho citato solo quel passo lì di Calvino, però ci sono un sacco di passi di Calvino su Conrad che insistono tantissimo su quest'epica, epica del fare, l'uomo che si misura, cioè esattamente gli stessi temi leviani prima che Levi li sviluppasse. E poi c'è tutto questo progetto di cui si sa ancora pochissimo di Calvino, che traduce Lord Jim, di cui in cui c'è ancora tutto da indagare, perché non si sa lì, cioè ci sono dei carteggi che dimostrano inequivocabilmente che questo progetto c'è stato, che Calvino però un po' l'ha portato avanti sotto la guida di Pavese, poi ovviamente questo progetto è stato accantonato, ma è ancora tutto da, così come per esempio la tesi di laurea di Calvino su Conrad non è pubblicata, quindi c'è proprio tutto un lavoro ancora molto grande da fare su questo periodo, secondo me interessantissimo, proprio per una chiave di lettura di alcuni classici che poi è durata per tanto tempo. Allora, ritornare alla mia. Allora, Cerio è un racconto, è l'unico racconto del sistema periodico ambientato in Lager. È esattamente al centro, in parte per ragioni cronologiche, ma insomma non solo, perché come abbiamo visto questo libro comunque è attraversato anche da racconti molto diversi tra loro, da racconti fantastici, eccetera. Cosa succede in Cerio? Perché per me è così importante nell'architettura di questo libro? Perché qui Levi ha un nuovo problema di voce, cioè lui deve a questo punto, a metà esatta del libro, dopo che Idrogeno ha spinto come vettore tutto il libro, qui lui deve tornare in Lager e deve fare due cose: deve
modulare la propria voce, ma deve anche collegare l'io autobiografico del sistema periodico con l'io autobiografico di sé questo uomo, perché qui c'è un'agnizione per chi legge, cioè chi legge è chiamato a collegare questo primo Levi autobiografico del sistema periodico al primo Levi autobiografico di sé questo uomo. Questo è un problema abbastanza importante per questo libro. E quindi Levi che cosa fa? Fa un altro autoritratto incipitario. Tutto giocato sulla modulazione passato-presente, perché dice a distanza di 30 anni, questo è l'inizio, mi riesce difficile ricostruire quale sorta di esemplare umano. Agnizione letteraria, perché esemplare umano è un sintagma tipo nel sistema periodico e è proprio il sintagma che lui usa per i personaggi nel capitolo I sommersi salvati, per quelli quattro che sono una specie di prototipo di zona grigia, Elias, Henri, l'ingegnere, eccetera, eccetera. Quindi quale sorta di esemplare umano. Quindi lui oltretutto si inserisce anche in quel gruppo di personaggi lì. Questo è anche molto interessante perché Vanadio, che è il penultimo racconto del sistema periodico, è il primo momento in cui Levi dice esemplare umano tipicamente grigio, quindi ridice esemplare umano in Vanadio, penultimo racconto, che non è ambientato in Lager ma rievoca un momento del Lager, cioè l'incontro con questo capo laboratorio tedesco. Quindi tornando a Cerio, a distanza di 30 anni mi riesce difficile ricostruire quale sorta di esemplare umano corrispondesse nel novembre 1944 al mio nome, o meglio al numero 174517. Dovevo aver superato la crisi più dura, quella dell'inserimento nell'ordine del Lager, e dovevo aver sviluppato una strana callosità. Se allora riuscivo non solo a sopravvivere, ma anche a pensare, a registrare il mondo intorno a me e perfino, qui manca un fi, a svolgere un lavoro abbastanza delicato in un ambiente infettato dalla presenza quotidiana della morte ed insieme reso frenetico dall'avvicinarsi dei russi liberatori, giunti ormai ad 80 km da noi. La disperazione e la speranza si alternavano con un ritmo che avrebbe stroncato in un'ora qualsiasi individuo normale. Qui si intravedono altri due temi, si intravede il tema dell'adattamento darwiniano, altro tema tipicamente del sistema periodico e ancora troppo poco secondo me esplorato, perché Darwin ne ha parlato molto Alberto Cavaglione nel suo commento, però comunque c'è ancora proprio molto studio da fare su quanto Darwin ci sia nel sistema periodico e ce n'è moltissimo, scusate nel Se questo uomo, e ce n'è moltissimo. Quindi la strana callosità secondo me è proprio questo adattamento fisiologico e nello stesso tempo estraneo che è, diciamo, proprio secondo me rimanda a quell'area semantica lì. E poi c'è anche il contagio, perché dice infettato dalla presenza quotidiana della morte, tema che sarà tipico dei sommersi salvati. Non ci dimentichiamo che la zona grigia viene teorizzata proprio nel 75, che è lo stesso anno in cui esce il sistema periodico. Quindi e vi dicevo che con Vanadio, scritto nel 74, abbiamo già l'esemplare umano tipicamente grigio. Quindi siamo esattamente in questa area semantica. Quindi qui Levi sta anche rilanciando, non sta solo risituando se stesso all'interno del Lager con una serie di elementi, tra cui appunto il sintagma esemplare umano, che per il lettore fanno scattare immediatamente il riflesso di tornare a quel libro, ma sta anche in parte rilanciando. E poi sta, c'è proprio un intervento del Levi narratore: a distanza di 30 anni mi riesce difficile ricostruire quale sorta di esemplare umano corrispondesse nel novembre. Quindi c'è proprio uno stretto rimando presente e passato. Secondo me sarebbe anche molto interessante studiare. Levi inizia i suoi principali libri, nella prima pagina dei suoi principali libri compare una data. Secondo me sarebbe molto interessante studiare all'interno anche di questi stessi autoritratti incipitari e all'interno del modo in cui Levi costruisce la sua voce il ruolo che ha il dover continuamente avere una referenzialità delle date. Levi mette una data a ciascuna delle sue poesie. I capitoli di Se non ora quando hanno con il titolo delle date. Cioè secondo me Levi è proprio un nodo base della sua scrittura. Cioè
costruire la sua stessa narratività a partire da questo elemento di referenzialità forte della data. E quindi per noi questa è una spia del fatto che lui si sta in qualche modo risituando rispetto al lettore. E poi qui c'è un riferimento a un altro classico, Il richiamo della foresta, e anche lì, se dovessi fare una scala, direi Conrad, direi Melville e forse direi Jack London. Quindi, come per Fenoglio, diciamo, come in quel passo di Fedullah che si leggeva prima, ci sono dei classici inglesi che per Levi hanno un peso decisivo, forse accanto a Dante. Cioè io vedo in Levi Dante e poi accanto vedo alcuni grandi classici inglesi. Forse qui ancora accanto vedo Rabelais, diciamo, vedo questa triade qui, se proprio, quindi ricollegandomi anche alle domande precedenti. E si è discusso in un seminario su questo cane che viene qui citato, perché Levi dice un cane vittoriano e darwiniano che viene deportato e diventa ladro per vivere nel suo lager del Klondike, grande bacche del richiamo della foresta. Rubavo come lui e come le volpi, ad ogni occasione favorevole, ma con astuzia sornione e senza espormi. Rubavo tutto, salvo il pane dei miei compagni. Questo che cos'è? Mi si chiedeva in un seminario. È regressione animale o epica? Non lo so, secondo me non è regressione animale, perché Levi, anche per esempio in Se questo uomo, quando vuole, a parte che Levi, cioè Levi è in disaccordo per esempio con Bettelheim sul problema della regressione in lager, quindi già il tema della regressione per Levi è spinoso, per Levi non c'è una regressione animale. Poi per Levi, casomai, è l'uomo che è un animale come gli altri e non è l'uomo che ridiventa animale in lager, quindi già c'è questa distinzione. Poi qui c'è il problema, secondo me, che in Se questo uomo, spesso e volentieri, quando Levi vuole utilizzare metafore scientifiche e etologiche, lo fa senza problemi, non lo fa ricorrendo a, diciamo, animali letterari, lo fa proprio ricorrendo a metafore scientifiche di lui cui lui è padrone. Quindi il fatto che qui si citi proprio Il richiamo della foresta, secondo me, invece, è un'ulteriore spinta epica. Certo, mi si dice un cane vittoriano e darwiniano, ma qui c'è proprio il, come dire, da una parte, secondo me, una conferma anche del fatto che già con Strana callosità Levi ci aveva messo su quella via. E poi, secondo me, c'è proprio questo gusto di Levi per far scozzare, diciamo, la letteratura, i modelli letterari con modelli scientifici, e da questa giusta posizione scozzante far sgorgare proprio un ulteriore elemento di senso. Ecco, quindi per concludere su Cerio, perché Cerio secondo me è importante? Perché è un momento proprio nel centro del libro, e quindi non a caso secondo me è stato posto proprio al centro del libro, in cui Levi alla spinta autobiografica epica iniziale ne aggiunge un'altra specifica, interna, che si deve raccordare a quella maggiore, ma deve essere peculiare per questo racconto, perché questo racconto è la trama di questo racconto, sono Levi e l'amico Alberto. Levi trova una specie di scatola con dentro dei pezzettini di cerio che deve levigare. E il suo amico Alberto viene l'idea che, siccome nel lager c'è un mercato nero degli accendini, questi pezzettini di cerio possono diventare delle pietre da accendini, ma vanno levigate e sistemate durante la notte sotto le coperte nella baracca, senza farsi vedere, altrimenti si viene uccisi. Quindi loro si mettono in questa impresa e ci riescono, e il libro si conclude, cioè, diciamo, e quindi questo è un esempio tipico di come dire, scontro vittorioso con la materia. Se non fosse che abbiamo già saputo da Se questo uomo che Alberto morirà durante la marcia della morte di evacuazione dal lager. Quindi c'è anche un problema di registri, cioè di mantenere un registro, diciamo, tipico del sistema periodico, di queste specie di esperimenti in parte falliti, in parte riusciti, di questo scontro, di questa epica in minore modellata su Conrad di cui abbiamo parlato. E invece però c'è la tragicità del lager che comunque fa da sfondo, che non può, da cui non si può prescindere. Ecco perché dicevo che la quarta scelta atomica, secondo me, è sicuramente Cerio. E
E sarebbe interessante anche poi rianalizzare tutti i racconti che seguono Cerio nell'ordine atomico e vedere quanto di questo risituarsi di Levi influenza gettata a tutti gli altri racconti, capito? Quindi ecco, era un po' questo che avevo lasciato in sospeso. Sì. Brava. È giovanissima, io non so quanti anni abbia, ma la vedo giovanissima. No, se ci sono altre domande, non so che l'abbiamo fatto. C'è forse un'altra domanda? Se c'è un'altra domanda, poi ci salutiamo. No. No. Vabbè, okay. Era conclusivo. Grazie a tutti. Grazie, grazie.